Salve a tutti cari amici, benvenuti o bentornati sul mio canale Faber91, qui nel mio video consueto di fine settimana dedicato ai miei acquisti di fumetti. Questa settimana nel finale ci sono tre chicche, di cui due molto molto belle, molto che dovevo... Sapevo che sarebbero uscite e che non vedevo l'ora di acquistare, l'ho acquistata proprio stamattina, quindi ve le mostro nel finale perché sono delle chicche e che ne parleremo quando ve le mostro. Ma partiamo subito con gli acquisti dell'edicola, partiamo con un acquisto che già vi ho mostrato nel video precedente a questo, dedicato a... dimenticavo l'introduzione, ogni settimana che c'è lui... anticipa tutti gli acquisti, è il primo che presento, perché come chi segue i miei video da sempre sa che il mio personaggio preferito è lui. Questo è il rito che faccio sempre. L'essere più terrificante ma è stato concepito, il noir più bello della storia del fumetto in assoluto di tutto il mondo, secondo me il più grande genio del furto, del crimine, della rapina, insomma sto parlando del più grande di tutti, ossia del re del terrore in assoluto, Diabolik. Questa settimana appunto è uscito Diabolik Magnum. Di questo capolavoro di Diabolik Magnum ho già fatto un video prima di questo, precedente a questo, quindi se siete interessati, in cui ne parlo un po' di più, lo dico perché chi non l'ha visto, però ho visto che un po' di gente l'ha visto e ne sono felice, però lo dico a chi non l'ha visto, andatevi a rivedere se siete interessati il vecchio video in cui parlo di questo capolavoro, come lo sono tutti gli altri quattro, secondo me, Diabolik Magnum usciti, sono imperdibili, secondo me, per chi... si definisce un vero diabolico lettore. Ma non contento, questa settimana Diabolik fa due, perché è uscito anche la ristampa, il numero 714, con questa fantastica cover, Diabolik deve pagare, questa bellissimissima, mi è piaciuta tantissimo questa storia, che vi consiglio se avete qualche dubbio su queste storie, insomma, di acquistarle, perché qui ci sarà da divertirsi. Una storia che prenderà diverse strade, non direi classica, perché ci sono belle trovate in questa storia. A me è piaciuta moltissimo, bellissimi i disegni. Questa è una ristampa del 2006, perché questa è quella bianca. Vi mostro qualche bellissima tavola in cui c'è il nostro re del terrore. E ecco qua, questa è una ristampa. Qualche altra tavola, va. Questa, dicevo, è una ristampa di un soggetto di Comboli Faraci con la sceneggiatura di Martinelli, con i disegni Facciolo, ed è numero 8 del anno 2006. Questa, ripeto, questa storia mi è piaciuta moltissimo e consiglio caldamente l'acquisto agli diabolici lettori e a chi vorrebbe dedicarsi a una lettura un po' crime, un po' noir, un po' oscura con il nostro Diabolik, perché questa ristampa è molto molto bella. Poi, dopo i due diabolici acquisti, passiamo un'altra delle mie serie preferite, che è Dragonero. Questa settimana è uscito il numero 14, Ricercati di Dragonero Ribelle, che io, secondo il mio secondo me, insomma, Dragonero è il personaggio disegnato che ha i disegni più belli di tutta la Sergio Boia Editori. In questo volume abbiamo appunto il bando, viene fatto questo bando di cattura per i nostri protagonisti, con il nostro ovviamente Ian Aralli, fa dare qualche spettacolo. Qua, non vi ho detto qui ai disegni che abbiamo, qui ai disegni abbiamo Cristiano Cucina, Antonella Platano, Vincenzo Riccardi, Ludovica Ceregatti, con la copertina di Gianluca Pagliarani, soggetto sceneggiatore di Stefano Vietti. In questo episodio c'è il protagonista Gmor, che come al solito narra, sta raccontando le storie. Guardate qua, questo scontro è molto bellissimo. È una storia che mi è piaciuta veramente tanto. Guardate che disegni spettacolari, ragazzi. Come si fa a non acquistare Dragonero? C'è gente che legge fumetti e non l'acquista. Non capisco il motivo per cui non viene acquistato, perché comunque genere fantasy è un bel genere, poi ragazzi, soltanto i disegni e le storie meritano. Io sono un neofita, perché, lo dico per chi non lo sa, perché passa qui per la prima volta sul mio canale, Dragonero ho cominciato a seguirlo dai Ribelle, questa miniserie che è uscita
14 numeri fa, però c'è tutta una prima serie di 77 numeri che io non possiedo, che non ho letto, però con il Ribelle c'è questo, diciamo, restart in cui nel primo viene tutto raccontato, riassunto quello che è successo, e poi con questo restart si può andare avanti e si capisce se si comincia a leggere dal Ribelle. Io infatti sono stato contento perché almeno ho potuto approcciarmi a leggere questa fantastica, questa bellissima serie, secondo me la serie più bella, senso. C'è sempre Tex, e Tex sarà sempre il numero uno. Nel senso, dopo Tex ci sarà sicuramente Dragon Nero, come secondo me il fumetto, anche dopo Dragon Dog, insomma. Se portiamo le testate storiche, qui nel finale abbiamo a che fare con questo mostro che adesso non ricordo il nome, nei sotterranei. Gmor è qui il protagonista, l'orco. Bella storia, secondo me è una storia molto molto bella. Sento molte persone che in queste storie, magari avendo letto tanti Dragon Nero, per loro sono semplici, nel senso non sono, io magari le vedo in modo più spettacolare perché ho letto soltanto 14 numeri. Magari i vecchi lettori per loro è nella routine, ecco. Però se la routine è così alta, voglio anch'io ritrovarmi in questa routine, perché sono io non posso fare altro che complimentarmi con tutti i creatori, i curatori, i disegnatori, gli sceneggiatori di questa serie che io sto amando alla follia. E chissà se in un futuro non mi recupero anche tutti i primi numeri, però 77 numeri. Anche se li dovessi recuperare, non saprei quanto tempo avrei per leggere, quello è il problema. Quindi è probabile che continuo con Ribelle, poi vediamo. So che esce un brossurato a breve, non so, tra un paio di mesi o il prossimo mese, con i primi numeri di Dragon. Forse magari mi leggo quello, così leggo l'inizio, tanto per, perché comunque i brossurati piacciono. Vedremo. Comunque, i Dragon vi consiglio a tutti quelli che hanno i dubbi, che non sanno se cominciare a leggere o no. Andate tranquilli, perché io sono la prova vivente, ma ci sono altri come me che stanno leggendo a Ribelle e si trovano bene. Quindi, ragazzi, 14 numeri sono recuperabili, non sono 77, quindi non fate domande, ascoltate quello che vi dico, recuperate tutti i numeri da Ribelle e avrete una bella serie da leggere e da seguire mese per mese, come piace a me seguire le serie. Poi, da capolavoro a capolavoro, questo assoluto del fumetto italiano. Siamo arrivati al settimo numero di questo personaggio. Ho fatto più video, quindi andare a cercare i video in cui parlo di questo emblematico, di questo personaggio, di questo vero primo ribelle dell'esercito del Ridore. Sto parlando ovviamente del capolavoro su dei capolavori, Mister No, Tamburi nella giungla, questa seconda parte della storia iniziata nell'albo precedente, L'uomo della Guyana, che quella ho letto, questo non l'ho ancora letto. Che dire di Mister No, ragazzi? Questa edizione è spettacolare. È a colori, è a formato medio. Adesso è tornato in questi numeri, c'è cioè Diso, che è uno dei disegnatori, forse il disegnatore più importante di tutto Mister No. Le storie sono belle, non sono invecchiate di un solo giorno, perché è bello andare nella Mazzoglia con Mister No, è bello farsi rapire dalle sue avventure, ci si diverte, si ride, si riflette, si catapulta in questo fantastico mondo che si discosta. Sì, ha qualcosa in comune col vecchio Tex, ma poche cose, perché comunque è un personaggio che ha tutta la sua etica morale, ha tutto un suo mondo che, se non l'avete ancora fatto, mettetevi in ginocchio sui scenari. Andate a recuperare tutti quelli usciti, perché Mister No è uno di quei fumetti che, se, ripeto sempre, se si ama il fumetto e non si, come si fa a non acquistare Mister No? Che lui c'è l'avventura, c'è il divertimento, c'è Mister No, che è un personaggio emblematico, il primo antieroe della storia. Quindi, ragazzi, se non lo leggete, c'è qualcosa che non quadra, secondo me. Perché comunque, se siete veri amanti del fumetto in generale, poi se amate soltanto due o tre personaggi e non volete leggere altro, mi dispiace per voi che vi autolimitate, ma Mister No, che vi piaccia o no, è un capolavoro totale del fumetto italiano e se va acquistato, punto. Poi questa edizione merita, soltanto l'edizione merita l'acquisto, 5 euro a settimana per uno dei personaggi più belli mai stati creati e concepiti. È la verità. Ragazzi, io dico quello che penso, Mister No è un capolavoro, punto. Se non vi piace, sono gusti personali, non potete assolutamente parlarne male, perché quando si parla di Mister No bisogna sciacquarsi la bocca. Poi adesso vi avevo promesso il botto e adesso vi mostro tre acquisti, che due importantissimi, uno pure per me è importante perché comunque mi piace, lo volevo recuperare, e adesso vi mostro questi tre acquisti. Quindi con il primo. Allora, questo è un brossurato, io sono un grande amante di brossurati. L'unica cosa che già ho detto in altri video è che la carta e il brossurato, dopo un po', se non ci si sta attenti, se non si protegge, si rovina purtroppo. È una cosa che ho notato
anche andando nelle librerie, magari qualche albi di un anno, due, si rovinano. Però è anche vero, come ad esempio quello che ho acquistato in Nick Rider qualche tempo fa, che era nel 2016, stava in libreria 4 anni, ma era in un posto in cui si è mantenuto perfetto, ve l'ho anche mostrato. Quindi l'unica pecca è quella, però io sono un grande amante di postulati, perché mi piace sia come è fatto il formato, sia perché racchiudono delle storie grandi in un solo volume, e invece da leggere, che è morbido, se ha delle belle costine. Bene, il postulato che ho acquistato è del personaggio del fumetto dell'era più grande della storia del fumetto, senza dubbio. Scusate. Sto parlando ovviamente del numero uno in assoluto, Tex Willer, e ho acquistato I Ribelli del Canada. Ragazzi, io sono un grande fan di questa storia, una storia che non sento niente mai pronunciare anche dai grandi fan, di quelli che hanno letto anche più di me di Tex. Non ne parla mai nessuno, forse che, se non sbaglio, correggetemi, forse che in questa storia Tex è solo senso di sue parse, perché mi ricordo bene, io questa storia l'ho letta quando ero molto piccolo, perché mio padre ce l'aveva negli albetti. E io l'ho letta, ma non l'ho letta, mi pare che ho dei vaghi ricordi, però mi fece sempre, nella mia testa ho un grande ricordo, perché mi ci divertivo. Però mi ricordo che non c'erano i suoi parse, non c'erano tutti gli altri. Era stato Tex accompagnato da questo delle giubbe rosse. Noletta e Fusco, a me Fusco a disegni piace moltissimo. E vabbè, io vi ho detto già che amo questi bozzoli, perché hanno delle introduzioni molto importanti. Sono un amante di queste cose, delle introduzioni, degli estasi. Mi cimpo di queste cose perché sono curioso di sapere cose in più rispetto a quello che sto leggendo. Quindi questo qua dà un importante, secondo me, valore a quello che sto comprando. E anche se sono poche pagine, per me vale quanto l'albo stesso che leggo, perché sono curiosità che non so, e che mi piace sapere leggere. Poi ci sono anche delle piccole introduzioni riguardanti il maestro Bonelli e Fusco, e anche Fusco secondo me è un maestro. Questa, I Ribelli del Canada, è la storia, soggetto e sceneggiatura di Guido Nolitta, alias Bonelli ovviamente, disegni di Fernando Fusco, e la prima edizione è Tex 203 fino al 207 del settembre 77 e il gennaio 78, quindi una storia che ha accompagnato per molti mesi all'epoca i lettori di Tex. Eccolo qui che vi lo mostro. E poi c'è ovviamente questa spettacolare introduzione, come inizia I Ribelli del Canada. Io, ripeto, questa storia non l'ho letta sporadicamente quando ero piccolo, perché ce l'aveva mio padre, però non l'ho mai letta per intoto, e visto che è uscita da poco questa edizione, me la sono portata a casa, perché io, ripeto, amo i brossolati, e insieme a Studio Pista del Nord, questa è una, sono gusti personali, poi a voi può anche non piacere questa storia. Io la definisco una delle storie più belle di tutto Tex, anche se Tex non l'ho letto tutto, quindi forse potrei azzardare di una cosa del genere, però per tutti quelli che ho letto, tutti i più importanti albi li ho letti tutti, le storie più importanti le ho lette, e io questa storia, quando l'ho letta un pezzo da piccolo, mi era piaciuta, e ne ricordo soprattutto, ecco, questo mi ricordo, i volti di Fusco mi rimangono impressi, li ricordo tuttora, che sono anni che non la leggo. E io questa qui, ragazzi, purtroppo la reputo una delle più belle. E non vedo l'ora di leggermela per intono in questa bellissima e, secondo me, imperdibile edizione, con questa poi spettacolarissima cover. Ragazzi, io amo molto questo blossurato e questa storia, che finalmente, che poi, ragazzi, badate bene, sono 400, quasi 400 pagine. Il prezzo è di 15 euro, questo l'ho preso a prezzo, in prezzo, a prezzo da fumetteria, insomma. L'ho pagato, sì, c'era uno sconto del 5%. Se amate Tex e non avete letto I Ribelli del Canada, andate in fumetteria, in libreria, dove vi pare a voi, e recuperate questa fantastica storia, che per me è un capolavoro assoluto di tutto l'arco narrativo, di tutto l'arco narrativo di Tex, ed è da annoverare tra le storie più belle. Penso che anche quelli che l'hanno stampato in questa edizione lo pensano, perché se no l'avrebbero messo in questo posto, perché penso che anche loro sanno che questa storia merita di essere riletta o riscoperta da chi non ne parla praticamente mai. E io, mi piace parlare di storie che nessuno magari ricorda mai. Questa è una di quelle là che nessuno ne parla mai, e la reputo un capolavoro, che se siete amanti di Tex, ma anche se volete farvi una cavalcata insieme al nostro Ranger, potete benissimo recuperare. Nessuno vi chiede di leggere un volume di Tex così a caso, una storia, perché non avete letto gli altri 700 numeri. Ma quello è un altro video in cui vi dico che potete leggere sempre qualsiasi numero da Bonelli. Ma quello è un altro video che ho fatto. Se siete interessati, andate però a rivedere. E poi andiamo adesso al top del top. Ho acquistato due cartonati di Dylan Dog. Allora, partiamo col primo. Menave la blu, esce proprio tu. Ok, questo esce. Esce un capolavoro assoluto. Gli orrori di Altro Quando,
Di altro quando, ragazzi, questo qua è uno degli speciali, se non lo speciale più bello di Tex, di Dandoki, mai uscito. Sì, ragazzi, il prezzo è un po' alto, che sono 19 euro, e mi direte, è in bianco e nero, quindi non vi piacerà. A me non mi interessa, perché io anzi lo voglio in bianco e nero. Io sono un grandissimo amante di questa, di questo speciale, che mi pare che da qualche parte ce l'ho pure, non ho qui, ma ce l'ho in giro forse da mio padre, perché l'avevo preso, a mio padre all'usato qualche anno fa. E ragazzi, è uscita questa edizione e io non me la faccio scappare, ragazzi. Io sono un fan di questo speciale. E averlo in questa edizione grande, guardate quanto è grande, nel senso non dà fastidio, non è pesante neanche, perché sono 122 pagine. Ed è, ragazzi, un'esperienza che dovete fare. Poi c'è il vostro amatissimo Sclavi e c'è anche Attilio Michieluzzi che fa dei disegni che a me piacciono. Non piaceranno a tutti perché. Qua c'è un po' di, vabbè ragazzi, qua, lo copro questo, insomma, ci sono belle scene, bei disegni, in questo speciale che io reputo un capolavoro, questo ce l'ho letto, me lo ricordo, però ragazzi, come si fa a non acquistare un cartonato del genere? Io sono un amante di questi formati così, quando escono dalla Bonelli non me li faccio scappare, certo li compro tutti, compro quelli che reputo immancabili in qualsiasi libreria, e questo qua è uno di quelli, ragazzi. Sì, mi direte, è in bianco e nero, a noi ci piace, non è manco colorato, ragazzi. Poi nel finale ci abbiamo gli extra pure qui, e io sono un amante degli extra. Gli extra, se ci sono, danno vantaggio, sono cose in più. A me gli extra piacciono, ragazzi. Io lo voglio, mi piace, lo volevo proprio così, lo volevo in formato grande, lo volevo, e in bianco e nero, mi piace così. Questo è ovviamente quello originale. E di altro quando è uno degli speciali più belli, forse il più bello di Dandoki, a me il mio preferito sicuramente, senza dubbio. L'ho recuperato apposta in questo formato, grande, costa 19 euro, il prezzo è elevato, ma secondo i miei standard, secondo il mio giudizio, vale perché la carta è ottima, il formato è grande, ci sono gli extra, quindi li vale tutti, e da esporre in libreria è qualcosa di spettacolare, per me da prendere a mani basse. Poi, se non siete d'accordo, mi dispiace per voi, ognuno ha i suoi gusti, io che ce l'ho qui davanti, sono strafelice di questo acquisto, che lo reputo immancabile, uscito e acquistato, punto. Ragazzi, è così. E dopo quello ho acquistato insieme anche questo qua, invece è anche formato grande, sempre in bianco e nero, sempre allo stesso prezzo, I Vampiri. Una delle storie più belle di Dandoki. I Vampiri è una delle storie più belle di Dandoki. Almeno una delle mie figlie, io l'ho letto ovviamente, i 500 li ho letti tutti. Anche qui c'è Sclavi e i disegni c'è Ambrosini. Sì, c'è Ambrosini. Guardate come inizia. Ragazzi, i vampiri. Questi due, ragazzi, questi due cartonati sono indiscutibili. Vanno acquistati e punto. Poi, se non vi piace il formato, ok, però sono da acquistare. Se non vi piace, mi dispiace per voi. A me piacciono. Io, anzi, li voglio. Sono sincero, se non a cuore non l'avrei presi. Perché li voglio in bianco e nero in formato così grande. E in questa carta, che non si rovinerà mai, se la tenete, ci starà attenti. Ragazzi, vampiri, vampiri, ma che sta scherzando? Questo è un capolavoro di Sclavi, ragazzi. Io, sì, a me, ma qualcuno mi ha scritto, ah, perché tu non sei un vero amante di Dandoki, perché non ami. Io Sclavi lo amo, che mica ho detto non lo amo. Io Sclavi sono un grandissimo amante di Sclavi, ma non ho detto che se non è che se non c'è Sclavi non compro Dandoki, quello la gente non capisce. Cioè, io rispetto Sclavi, lo reputo uno dei più grandi scrittori in assoluto. Però non è che non leggo di Dandoki adesso perché non c'è più Sclavi. Io voglio andare sempre avanti nei fumetti, non voglio fossilizzarmi. Poi certo escono queste edizioni che fanno. Io Sclavi mi piace leggerlo, ma stiamo scherzando. Quindi, ragazzi, a chi me l'ha scritto, non lo so, io gli rispondo adesso. Io Sclavi lo amo, che stiamo scherzando. Sclavi è l'ABC, però non esiste solo Sclavi. Si può andare avanti, eh. Quindi, ragazzi, I Vampiri è uno dei suoi tanti capolavori. E in questo formato così, secondo me, è imperdibile da acquistare. Quello che costa, costa, io lo acquisto. Sono un amante di questo formato. Finale spettacolare, vabbè ragazzi, penso che questo lo conoscete pure perché io l'ho letto un paio di volte, non di più. Però adesso ve lo rileggo. E nel finale c'è l'extra che. Guardate che spettacolo, vabbè ragazzi. Che spettacolo! Sono strafelice di questi due acquisti, lo lascio alla fine perché sono senza dubbio gli acquisti più importanti di questa settimana. Questi, diciamo, li facciamo andare come regali di Natale perché se no non si può andare troppo oltre con budget. Però visto che comunque mi pare che i soldi, ho detto li spendo per comprarci questi capolavori. Ho anche un bono su Amazon, capace che chi mi ha fatto i miei è capace che poi ci compro qualche altro cartonato, qualche altra cosa, e poi vi mostrerò nei video precedenti, video successivi. Insomma, ragazzi, questi sono i due, secondo me, imperdibili capolavori assoluti, sia come storia, sia come più che ne spiegare solo per dire Dandoki e gli errori di altro quando.
sono due cartoni che io amo e che mi piace avere in bianco e nero. Se voi avreste voluto vedere a colori, non lo so. Io la cosa è di questo qua, i vampiri un po' più grandi, ma non mi interessa. Questi sono usciti qualche giorno fa, sono disponibili, quindi se siete interessati su Amazon c'è anche lo sconto. Io l'ho preso proprio sempre alla Fetini e anche lì c'era lo sconto e sono strafelice di questi due imperdibili per nessun motivo al mondo. Capolavori di Dan Dog, i vampiri, uno dei più belli in assoluto di Dan Dog, gli uno e l'altro quando è il mio speciale preferito in assoluto. Spero che facciano anche altri edizioni, sempre riguardanti gli speciali, che ce ne sono altri speciali belli di Dan Dog, io sono quello, per carità. Dico, questo è il mio preferito, perché ci sono tanti altri, però questi qua. Sono contento che l'abbiano stampato, sono felice di averlo acquistato, costa 19 euro, ma secondo me, vale così, perché io a me Dan Dog piace leggere in bianco e nero, mi piace questo formato, da esposizione sono spettacolari, in qualsiasi libreria fa una figura clamorosa averle, soltanto averli in libreria, poi la lettura, ragazzi, sia di questo che di quest'altro, sono letture obbligate per tutti, così gli amanti di Dan Dog. Poi siamo dei sclavi, che fai, non li comprate? Questi devi comprarli. Bene ragazzi, scherzi a parte, spero che questo mio video di acquisti vi sia piaciuto, anche perché qua ci ho speso bene la settimana, questi cartoni ci ho speso un po', però io quando spendo per cose che mi piacciono, che so che sono capolavori astuti, che mi danno la felicità nel leggere, nel averli, non ci permette la felicità, non apprezzo, se non colleziono fumetti, e queste cose sono imperdibili per nulla al mondo, senza scordare neanche il brustolato di Dex, che la reputo uno dei più belli di Dex. Bene ragazzi, come sempre, vi ringrazio a tutti per il sostegno, commentate, mettete mi piace al video se vi è piaciuto, ditemi qualcosa inerente anche a questi acquisti che ho fatto, cosa farete voi se li acquistate o non li acquisterete, cosa ne pensate, e iscrivetevi al mio canale, ve lo dico perché sennò siamo quasi 250, quindi io vi ringrazio come al solito tutto il mio cuore, per chi mi sostiene, per chi mette piace, per chi si rende partecipe di questo canale, lo abbraccio e ringrazio i vecchi iscritti, ringrazio i nuovi iscritti, e come al solito vi do un grande abbraccio e per le prossime feste di Natale ci siamo quasi, insomma spero che tutto si risolva in meglio, in generale, dico in generale, situazione in generale, e ragazzi, noi ci vediamo come al solito al mio prossimo video!